Allora, l'Italia dei Valori ha deciso di anticipare i tempi. La crisi che sta arrivando in Italia e che già sta percorrendo l'Europa, dalla Grecia al Portogallo alla Spagna, questa crisi genera in Italia un grave, grave disastro sociale. Probabilmente si passerà da casse integrazioni, ammortizzatori sociali per chi li ha, a un fenomeno enorme di disoccupazione, mettendo in crisi le piccole e medie imprese e gli artigiani. Anticipare i tempi cosa vuol dire? Vuol dire dirsi la verità, dire esattamente qual è la situazione nel nostro paese, dire cosa bisogna fare, come si può reagire, visto che possiamo reagire, e mettere in contatto esperienze, persone, professionalità in modo da poter reagire bene ed ottenere risultati. Per questo Italia dei Valori ha deciso di strutturarsi in tutti i territori con responsabili regionali sui temi del lavoro, del welfare, della crisi, di creare una struttura provinciale, di costruire i circoli nei territori o nelle aziende sui temi del lavoro, perché con questa struttura territoriale si può capire quello che il palazzo non capisce, si può capire in tempo come appunto reagire. Italia dei Valori ha iniziato questo suo progetto a partire da questo sito, a partire da un sistema di comunicazione attraverso la rete, a cui vi invitiamo tutti a registrarvi, perché mettiamo a disposizione il meglio delle professionalità, mettiamo a disposizione tutto ciò che stiamo facendo in Parlamento, e quindi apriamo le porte e le finestre del palazzo per capire tra l'altro chi fa opposizione vera al governo Berlusconi e chi fa finta di fare opposizione sui temi del lavoro e dei diritti. Mettiamo a disposizione i nostri professionisti per rispondere ai temi che volta per volta ci vengono posti. Mettiamo in rete le iniziative che vengono fatte in tutto il territorio sulle aziende piuttosto che sulle crisi. Facciamo in modo che i nostri amministratori locali, dal consigliere comunale al consigliere regionale, sappiano reagire, abbiano un metodo di lavoro, sappiano affrontare un problema e sappiano indicare le strade per la sua soluzione. Quindi si costruisce attraverso il sito una rete che è l'alternativa a quella dei partiti tradizionali. I partiti tradizionali hanno le burocrazie, la nostra burocrazia è la rete, che non costa ma vale solo alla condizione che voi vi registriate, che ci diciate qual è il vostro problema, che interloquite con noi, e noi mettiamo a disposizione il meglio delle professionalità per affrontare il problema che ci si pone. Ecco quindi che il tema del lavoro, dell'impresa sana, della partita IVA che vuol sapere come fare a reagire, dell'artigiano, ecco che questi temi entrano tutti dentro il sito, il quale diventa il vero strumento per poter capire, reagire collettivamente insieme ed ottenere risultati. Per questa ragione in sito ci saranno documenti, cioè quelli che servono per avere gli argomenti. Molti di voi, molti giovani sanno e sono molto più bravi di me nel sapere che un argomento tu lo sostieni quando hai i documenti che lo comprovano. Ci saranno le interpellanze parlamentari, ci saranno i riferimenti europei, ci saranno i flussi di denaro che finanziano impresa sana, come affrontarli, come intercettarli. Ci saranno video delle varie occasioni, delle varie aziende, delle varie manifestazioni, delle varie proteste, dai punti più estremi ai punti più ragionati. Quindi da documenti a video, a contributi, a esperienze, ecco che il sito diventa il luogo dell'incontro. Ci si incontra se vi registrate e insieme possiamo fare in modo che l'Italia dei Valori sia non più un partito, ma sia il partito di chi si oppone a Silvio Berlusconi e da chi ha in testa un'alternativa credibile, sia attraverso una nuova classe dirigente, sia attraverso un modello di sviluppo che consideri il lavoro un valore.